Venerdì, il venerdì sera di iJukebox, solo discoteca stasera, anche perché bisogna ogni tanto cambiare. Gli altri giorni della settimana, lunedì a giovedì, ovviamente c'è tutta quella bella musica che voi potete richiedere, ma anche questa sera. Se pensaste ci sia, che ne so, la canzone di Gigi D'Alessio con, che ne so, con Anna Tatangelo, versione remix, voi basta che lo chiediate, diteci il titolo, può darsi che si trovi qualcosa. Tanto c'è Gianluca al telefono, mi dicono. Ma Gianluca, ti dico una cosina, fermati dove sei, aspettami un momento perché tra un pochino parliamo, preparati bene perché stasera ho voglia anche di sapere il tuo venerdì, il tuo weekend, tutto quello che vai a fare. E in più invito qualche DJ che stasera si muovesse nella nostra bella Calabria, in Sicilia o poco più su, o ovunque voglia, di informarci però del fatto che stasera esista un bel party, una bella festa, e così noi ci organizziamo con il nostro pulmino iJukebox, veniamo a trovarvi e ci divertiamo con voi. Che dite? Potrebbe essere anche una bella proposta, quindi fateci sapere dove siete. Noi tra un po' si rientra, è sempre 0961 7177 603, questo è il numero, il vostro contatto diretto per intervenire, perché qua, a differenza delle altre situazioni che trovate un po' qua là, avete presente le noccioline tipo guichè, tipo aperitivo, sparse qua e là? Qui invece c'è qualcosina diverso, di diverso, di differente, tipo adesso c'è la pubblicità, ma poi si rientra perché Gianluca avrà qualcosa da dirci.
Franzuali Petit Orologi. Tutto il tempo che vuoi. Spazio TV, iJubox, il venerdì sera, passate da poco le 20, so che molti di voi avranno un po' di appetito, finito il lavoro, tac, ci scagliamo tutti lì, frigo aperto, cosa c'è? Fammi vedere, si mangia. Però ci sono altri invece che ancora non sanno cosa fare, e c'è chi si sta organizzando per fare qualcos'altro, tipo per uscire a mangiare fuori, c'è chi ci guarda da qualche pizzeria, da qualche ristorante, ciao! Tipo Gianluca, non so cosa stia facendo, me lo faccio raccontare. Pronto? Gianluca? Pronto Gianluca? Arriva Gianluca? Ci sarà Gianluca? Aspetta. È caduto Gianluca. È che parli di tutte queste cose, Gianluca viene qualche altra fantasia, butta il telefono, se ne va. Dice no, ma io potevo fare anche questo stasera. E vabbè, giustamente. Quindi se volete essere dei nostri in questo grande circo, ecco qua. Ecco, proprio questo grande circo, buttatevi dentro, venite a trovarci. Pronto? Ciao Michele, come stai? Ciao Rocco, come stai? Io bene, tu? Abbastanza bene, mi fa piacere vederti. Rocco, ma ci conosciamo? Da Marina di Gioiosa Ionica. Da Marina di Gioiosa Ionica. Io quando sento poi Rocco da Marina di Gioiosa Ionica, sai, mi viene... Ecco, Rocco dice il signor Guardini e i suoi fratelli, è vero, sono i fratelli pugliese, sono loro? No, ti stai sbagliando, sono quello che delle volte ti imita. Allora, Rocco, fammi vedere, fammi la voce no, così. No, non riesco più a farla, lo sai. Ah, ho capito, il mio Rocco, aspetta, ti fa come me, aspetta che metto il dischetto lì, fammi capire, quello che gioca a calcio? Bravissimo. Aiaiaia, come quello stai Rocco? Tutto bene, tu come stai? Abbastanza bene, sai che una di queste sere, io ti aspetto qui, perché così possiamo fare una cosa, se sono giù di voce e mi capita spesso, mio malgrado, voglio te, io muovo le labbra, faccio così e tu mi doppi perfettamente. Allora, il tuo venerdì sera, stasera discoteca, io vorrei dire una cosa, vorrei mandare anche salutoni a tuo papà. Sì, ma mio papà è qua, ti vuole salutare. Ma io chiamalo per piacere. Aspetta che te lo passo. Passamelo per favore, Salvatore. Il mio allenatore, Salvatore, dov'è? Ciao Michele. Salvatore, come stai? Bene, tu? Ah, benissimo, quando sento voi mi sembra di essere a casa. La mia mezza punta, il mancino mio della mia squadra del 76. Hai capito, mamma mia, che tempi belli, io tuo figlio Grazie Rocco, 76. Ma che ricordi, il che ricordi. 10, Michele Macri. Sto povero disgraziato che poi alla fine col calcio abbiamo chiuso, però sempre... ci siamo andati all'Ippica dopo, sai? I numeri 10 sono gli estrosi del mondo del calcio. Sì. Tu hai avuto l'estro nel calcio e lo stai dimostrando adesso, eh? Grazie. Spero ancora di far meglio, perché questo è un bel inizio, il primo step, quindi è una cosa importante. Poi approdare in questa televisione così grande, no? E sapere che da casa... possono anche ascoltarti, amici che tu li facevi in un altro posto, ti chiamano tipo Cosenza, ieri gente da Catania, è meraviglioso. Salvatore, il tuo weekend, il tuo venerdì sera, come sarà? No, stasera sarò in casa. Ah, stasera a casa, niente domani, lavoro, dovete sapere, lo dico. Domani sono impegnato con il mondo del calcio. Stasera calcio, anche no, tu Juventus, domani, tuo figlio Juventus. Io per il mondo del calcio. Tu vivi, scusa Sa. Siccome tu sei uno che poi in anteprima dirci chi vincerà lo scudetto, perché gli ultimi 100 sono troppi, gli ultimi 20 li hai azzeccati quasi tutti, se non è arrivata prima la squadra da te pronosticata come favorita, è arrivata seconda, dimmi quest'anno chi vince, Sa. Però aspetta che mi metto a pregare. Sarà una lotta, so che tu sei interista. No,